in una grafia composta, senza sbavature o svolazzi. E tu sei sopravvissuto, mi disse il giorno in cui me lo consegnò. E ora sei qui a riflettere su questa intuizione senza precedenti. Non era fra i suoi autori preferiti la O'Connor, e criticava l'eccessiva concretezza, il mancato aggancio immaginativo, la bonaccia naturalistica. Eppure, davanti a questa affermazione rimaneva incantato. Molte volte l'ho trovato davanti al quadretto nella mia camera a studiare quella frase. In piedi, le mani sui fianchi, la testa che andava leggermente da su in giù, come un gesto di piena approvazione. Da questo punto iniziò la mia rieducazione, proprio da quell'incisione. L'infanzia, diceva seduto alla sua scrivania guardando verso la finestra, è il periodo dell'oscurità, il cono d'ombra, il non detto, la riserva mentale, il buco nero, chiamalo come vuoi, continuava, ma la questione sta in questi termini. Ricordo che la prima volta che gli sentii fare quella riflessione rimasi di stucco. Come? Mi dicevo, sta paragonando la mia tragedia a quella di tutti quanti? È come se tutti gli esseri umani avessero subito l'infamia che ho dovuto subire io. Cercavo anche di replicare, di dirgli che stava sbagliando strada. Questa non poteva essere la verità. Ma lui con un gesto della mano mi fermava. La replica è dopo, diceva. Prima ascoltare, poi confutare. Se non ascolti, come fai a ribattere? Quindi riprendeva nel suo discorso. È proprio come essere chiusi in una camera buia, asseriva accendendo la pipa, una camera di aria fiacca, la finestra sprangata, le lenzuola arrotolate al bordo del letto, le briciole sparse sul pavimento. È così che si costruisce una vita, partendo da una confusa ed oscura insicurezza. Non c'è altro modo. Pensaci. Nessuno conosce per via diretta la propria infanzia. Bisogna seguire i raccontini, di solito insulsi dei genitori, degli adulti in generale. Di solito sono storie del tutto prive di interesse, aneddoti senza rilievo, millanterie da quattro soldi, riepiloghi della peggiore nostalgia. Ma dei sentimenti più profondi dei bambini, dei desideri che gli fanno spaccare l'ugola dal pianto, della tristezza improvvisa che arriva senza motivo, che senza motivo scompare, non si sa niente. Di quel vagare fra un interesse e l'altro continuamente, quel passeggiare fra le cose che gli adulti non riescono a vedere, dei giochi nell'apparenza incoerenti, della scoperta delle parole, nessuno sa niente, ecco, continuava. Pensa solo alla scoperta delle parole. Una smisurata rivoluzione che cade nel vuoto.